Cernusco, apro l'hotel, faccio parte dell'RSU e vorrei comunque far notare una cosa che non a tutti quanti forse è chiaro, tutti lo sanno, anche il sindaco non so se lo sa. A parte che qui sono contento che ci sono anche amici del comune di Pioltello che ho invitato, sono venuti qua a partecipare, a votare insieme a noi, perché comunque tutti i comuni limitrofi devono unirsi insieme per questa battaglia. Vorrei dire solamente che a Cernusco c'è anche una patologia neonatale, cosa che a Merzo invece non esiste. E fra i tre presidi comunque di Melegnano, Merzo e Cernusco, quello di Cernusco è la patologia neonatale che funziona e dà un livello superiore anche rispetto a quello di Melegnano. Quindi no, penso e credo che come lavoratori, cittadini della Martesana, tutti quanti insieme dobbiamo correre a fare questa manifestazione alla regione, anche perché nel frattempo c'è una task force che la direzione ha dato incarico all'ufficio tecnico di controllare e fare eventuali controlli di trasloco per la chiusura della appunto, nascita della ginecologia per fare il trasloco della riparte di oncologia e poi fare l'idea. Questa è una notizia che mi è stata data da una dirigente dell'ufficio tecnico, quindi le cose stanno sempre più vicine alla chiusura di questi reparti. Quindi comunque invito tutti quanti a essere molto convinti e spero che nella prima decade di novembre possiamo fare questo corteo tutti insieme, tutti i cittadini, tutte le mamme, tutti i rappresentanti politici dei vari comuni della Martesana insieme all'RSU a manifestare che contro la regione che questa scelta non ha nessuna ragione, nessuna propria razione. Grazie.